Grazie mille a te Giuseppe, e tra l'altro appunto proprio perché dobbiamo ridurre un po' i tempi, dico io una cosa che doveva dire Andrea Balbi, che appunto è delegato del sindaco, quindi presidente della conferenza locale dell'AS Roma 2, per dire che la legge 11 del 2016 che prima citava e che appunto ultimi in Italia ha permesso anche al Lazio di recepire la normativa nazionale, prevede, cioè dà nuovi compiti alla conferenza locale, dandogli dei compiti di programmazione dell'integrazione sociosanitaria nei piani di zona, quindi è un ulteriore compito che oltre a quello di cui ho parlato prima, no? Cioè di controllo e programmazione sanitaria, non sociosanitaria, dentro le ASL, ha anche un ulteriore compito che gli è stato affidato dalla legge 11 del 2016, quindi a maggior ragione è un organo di importanza centrale, perché dovrebbe assicurare proprio questo rapporto, questo coordinamento fra questi due mondi che non si parlano, che si parlano molto poco, e infatti nella conferenza locale chi ci sta? I presidenti dei municipi o loro delegati, è evidente. Quindi ciò diciamo puntualizzato, riprendo con l'ultimo punto che ultimo in ordine di, diciamo, di esposizione, ma forse primo per importanza, perché quello della salute mentale. Io, cioè, abbiamo pensato di titolare il punto come cultura della salute mentale, perché è la cultura, oltre che gli strumenti di prevenzione e di cura della salute mentale, che si deve diffondere in ogni branca del sistema sociosanitario, perché bisogna saper riconoscere i sintomi per poter fare prevenzione. Cioè in questo momento manca assolutamente anche la, non so come dire, manca la cultura, manca la percezione del disagio psichico e la possibilità poi di prevenirlo e curarlo. Per questo qui parliamo innanzitutto di cultura. Riuscire a trattare il disagio psichico non solo in fase di patologia psichiatrica cronica, quindi con somministrazione di farmaci e di fatto disabilità, ma di prevenzione, avrebbe ripercussioni rilevanti, oltre che in termini di risparmio della spesa, anche sulla capacità lavorativa delle persone e impatto sulla sofferenza umana del singolo, che poi diventa sofferenza umana di tutto il contesto familiare e sociale della persona, no? Che si ammala e che crea di fatto una disabilità a tempo indeterminato, cioè una persona che diventa cronica poi diventa per tutta la vita un disabile, una persona che va assistita e che... Quindi è assolutamente necessario diffondere gli strumenti per fare prevenzione, potenziare i servizi pubblici che al momento invece sono talmente indeboliti che solo le persone abbienti si possono permettere di curarsi con la psicoterapia, perché è evidente, se hai un po' di soldini ti può permettere lo psicologo, è un po' come il dentista, cioè il sistema sanitario si disinteressa della psicoterapia, cioè nel senso che tagliando risorse al dipartimento di fatto gli impedisce di fare terapia, di fare cura. Perché abbiamo pensato, perché è successo questo negli ultimi anni? Probabilmente perché un paziente che muore in pronto soccorso fa più notizia di una persona che si spegne dentro, che muore dentro, forse soprattutto perché è il terreno di conquista delle case farmaceutiche e delle case di cura private, che ovviamente hanno da beneficiare no? della mancata prevenzione e poi dell'assistenza e del trattamento farmacologico della persona che ormai è diventata cronica. Per cui darei la parola ad Andrea Balbi, psichiatra, membro del tavolo, che ringrazio in anticipo della sua relazione. Grazie a voi, e cercherò di essere di dare alcuni flash semplicemente perché siamo appunto abbastanza in ritardo. Da un punto di vista della conferenza locale, sociale e sanitaria, sicuramente sia delle funzioni sia delle difficoltà è stato già accennato. In realtà dovremmo effettuare una serie di interventi sulla programmazione, sul controllo dei bilanci, cose che sono relativamente
difficili, tenendo conto che al momento poi abbiamo anche da lavorare, perché non ci viene, diciamo, esatto, riconosciuto. Era quello che sottolineavo prima, che ormai è chiaro. Che quindi il tempo è limitato. In questa fase iniziale di questo incarico ho fatto due conferenze locali, sociali e sanitarie, portando delle problematiche che erano venute alla luce soprattutto da contatti con la consulta dell'handicap e dall'assessore di assessore ai servizi sociali dei municipi dell'ASL Roma 2, e soprattutto un problema che riguarda la neuropsichiatria infantile, quindi la diagnosi precoce, l'inquadramento dei bambini. Sicuramente su questo è stato uno dei temi. Sembrerebbe che l'ASL abbia collaborato dando delle ore, mettendo di specialistica, chiedendo due deroghe, però sicuramente necessiterebbe più tempo, in quanto un lavoro che vorrei portare avanti. Ho preso contatto con la Federazione dei Pediatri Italiani per poter fare tramite loro quantomeno uno screening su patologie gravi come possono essere la depressione postpartum e il rischio di autismo. Sicuramente, se non mettiamo in gioco altri professionisti che facciano perlomeno una selezione, ci troviamo con liste di attesa per i neuropsichiatri infantili, che comunque sarebbero pochi, con dei ritardi, perché il punto fondamentale che riguarda sia questo aspetto specifico sia una nuova impostazione sulla salute mentale è la plasticità del cervello, cioè il cervello si forma in rapporto all'ambiente, quindi noi dobbiamo, e qui entra il sociale, dobbiamo lavorare anche sull'ambiente, fondamentalmente sull'ambiente, perché una serie di situazioni potrebbero essere risolte nella relazione con delle persone. Cioè, vi capita sicuramente di vedere situazioni in cui c'è il bambino sul telefonino, la mamma vicino col telefonino e non si parlano, cioè è una società carente di relazioni. Allora forse in molti casi non serve il logopedista, servirebbe una relazione col bambino che lo aiuta a essere più attento e a fare certe cose. Invece stiamo medicalizzando tutto, poi non c'è risposta sanitaria e le cose vanno per le lunghe. L'altro problema da vedere è stato appunto su IPUA, quantomeno su una scheda informatizzata unica, sociale e sanitaria, e ho chiesto che lavorassero, già stavano lavorando, quindi di cercare di integrare quantomeno come raccolta di dati. Poi bisognerebbe seguire tutti i percorsi, andare a vedere una serie di particolari. Adesso, solamente una cosa, forse non ti avevo... Col fatto che appunto dobbiamo ridurre i tempi, è meglio che affronti direttamente il punto della salute mentale. Su questo dell'integrazione sì, però non avendo tanto tempo purtroppo lo dobbiamo sacrificare. Quindi... Va bene, diciamo no, questo era per dire che il sociale incide sulla salute molto, e incide molto sulla salute mentale, perché quello che dicevo della depressione postpartum, a prescindere dalla depressione in senso stretto, ci possono essere delle depressioni lievi con difficoltà della madre di interagire col bambino per carenze sociali, ma anche una leggera difficoltà può lasciare tracce nel mondo emozionale del bambino. Allora, se si costruisse, e qui vado sulla salute mentale, un sistema per cui comunque la difficoltà materna può essere vista, si può dare un supporto anche sociale, perché non c'è bisogno in molti casi di andare sul sanitario, di supporto. Noi avevamo le famiglie allargate, non ci sono più, le donne stanno da sole, lavorano tutti, non sanno come fare, stanno in ansia, e quest'ansia va sul sistema limbico del bambino, restano queste cose. Poi ci dobbiamo lavorare in psicoterapia da adulti, è meglio supportare le madri e le famiglie da piccoli. Quindi, per dire, un'impostazione diversa della salute mentale, collegata col territorio, con un cambiamento totale anche del concetto, qui lasciatemelo dire, del concetto di azienda. Noi, il sistema aziendale, a parte i vantaggi che hanno nel comprare, perché hanno un vantaggio a comprare la siringa a 60 centesimi invece che a 3, non è che non lo sanno bene, è un'organizzazione aziendale tayloristica, ovvero sia di chi lavora è uno strumento, rispetto a sistemi moderni, quello che ora continuano a parlare del Toyota, Lean Thinking, eccetera, eccetera, in cui
chi lavora è parte del sistema, ha dei vantaggi nel far funzionare il sistema. Ora invece ha importanza di più avere 100 pubblicazioni internazionali o stare dietro a avere la stessa tessera del partito o del direttore generale? Io la so la risposta. Detto ciò, quindi, serve quindi rivedere la salute mentale proprio come salute e formazione della mente in un'ottica di potenziamento relazionale. Qui va poi la proposta di psicologo scolastico, la scuola è abbandonata, il gruppo di pari, cioè è inutile che non ci abbiamo tempo, ma ci sarebbe una quantità di cose da vedere proprio per prevenire, per non strutturare. La malattia mentale non è qualcosa che compare da un momento all'altro, si struttura piano piano e lì poi i servizi potrebbero anche cercare di intervenire prima, si saprebbe pure come fare, ma naturalmente in genere non viene fatto. Ora, perché era diventato un po' di moda l'intervento precoce, hanno messo un po' di targhette, poi nella sostanza, non, dietro la targa, come spesso succede, c'è molto, molto poco. Per il resto, quindi, ma vado proprio a chiudere perché non è che si potrebbero dire molte altre cose, il punto è spostare l'intervento di salute mentale verso il territorio, integrarlo al massimo, dai pediatri ai medici di medicina generale, quindi poter lavorare con loro, formazione, contratti, uno sportello telefonico di supporto per esempio al medico di base che ora devono stare in associazioni, cioè ci sarebbero molte possibilità, anche una telemedicina, povera telefono medicina, basterebbe in questi casi. E poi ridare un po' di personale. Il Lazio è una devastazione, c'è stato un crollo del personale in maniera incredibile, è a circa al 33% come personale al di sotto delle attività medie. Interessante che percentualmente invece c'è un alto livello di pazienti schizofrenici trattati, cioè più della media, quindi vuol dire che il sistema pubblico è andato solo sul paziente grave e tutte le situazioni di lievi, di disagio, di patologia lieve, diciamo aree nevrotiche, eccetera, non vengono più trattati perché c'è troppo privato, perché la gente preferisce, non so, comunque il servizio pubblico non è in grado di rispondere a tutta questa fascia in cui poi si potrebbe pensare a livello del counseling, non è detto che bisogna per forza fare psicoterapie, ci sono tante possibilità, ma allora bisognerebbe essere preparati. Un periodo che stavo in Inghilterra c'erano dei professionisti sanitari, cioè infermieri, ma da un livello di preparazione enorme, enorme veramente, anche esperti nel counseling che offrivano una base diffusa, questo un po' d'anni fa però, una base diffusa nella popolazione e poi se serviva qualcosa di più specialistico, cioè quindi tutto un passaggio di un'offerta prima più vicina alla vita quotidiana che poi diventa sempre più specialistica, quindi ecco ci sarebbero da pensare una serie di cose, ma sicuramente l'aspetto del potenziamento è fondamentale e a questo proposito però vi voglio leggere questa prima di chiudere in modo questa, vediamo se la trovo, ecco, allora vi voglio leggere questa frase che è di Noam Chomsky. Questa è la strategia standard per privatizzare. Togli i fondi, ti assicuri che le cose non funzionino, la gente si arrabbia e tu consegni al capitale privato. Grazie. Buongiorno.